l'isola che appunto la, quindi la mappa, l'isola che oggi andremo a giocare, come ho detto, si chiama Gulash, ed è una mappa che è stata sviluppata da 101 Games, ok, che è un'azienda di Roma che sviluppa videogiochi. La mappa è strutturata da un massimo di 8 giocatori, ok. E ora voi direte, ma se siamo 8 giocatori come facciamo a fare 1v1v1? È semplice, perché per l'appunto il primo round che inizia nella mappa funziona che appunto 4 persone si scontrano con le altre 4, ovviamente tutti quanti in tranche da 1v1, quindi per esempio mi scontro magari con una persona, un altro si sconta con un'altra persona ancora, un altro si sconta con un altro ancora e poi un altro 1v1, quindi sono diciamo i primi 4 1v1 iniziali. Per poi passare appunto alle semis di chi appunto ha vinto quel 4v4 e poi passare alla grande finale che appunto rimane l'ultimo contro uno, ok? Quindi alla fine della giostra rimane solamente un 1v1, quindi devi diciamo scalare, vincere i vari scontri per arrivare alla gran finale e poi scontrarti con l'ultima persona che appunto ha battuto gli altri concorrenti come appunto avete fatto voi. Vi faccio vedere un attimino l'anteprima della mappa, ok? Questa è dove giocheremo oggi. Ed la mappa è molto piccolina, è ristretta, non è enorme. Ci sono diverse zone dove tu puoi utilizzare le bounce pad, le impulso per diciamo andare al riparo, pushare il nemico, scappare da lui. Ci sono diverse proprio zone, ok? Sono proprio tante. L'obiettivo ovviamente è vincere più 1v1 possibile per arrivare alla fine, ok? Ora ve la faccio vedere ovviamente meglio proprio in game, com'è. Però è molto bella, perché non è che dici una mappa gigantissima dove devi andare letteralmente ovunque e non trovi il nemico. No, in realtà no, perché è molto 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 più easy. Ora vedrete cosa intendo. Vedete, noi ora startiamo che abbiamo solamente sto pompa, ok? Però non possiamo buildare. Quindi siccome adesso non so contro chi sono, questo potrebbe essere un problema tecnico. Chi sarà, raga? Ma era Beretta? Buonasera! Beretta! Beretta, ma è casa! Devi andare a casa, Beretta! Devi andare a casetta proprio così. Ti voglio bene, Beretta, però. Ora io... Ok, ora bisogna aspettare ovviamente la fine del round di tutti quanti. E non posso ovviamente aspettare le persone che stanno diciamo fightando. Però come sentite ora stanno fightando le altre 3 persone. Quindi sono diciamo 3 contro 3 ma in 1v1 ovviamente come ho fatto io. E ovviamente ora io avanzerò con gli altri che hanno vinto il round. Tipo Crispos ora ha vinto il round e quindi lui adesso avanzerà con me. E così via dicendo. Fino a quando non rimane poi l'ultimo. Ok, ora c'ho lo Scar. Quindi potrei essere contro Chris in teoria. Ok, e oh, l'ho detto eh. L'ho detto eh. Lo pushiamo ragazzi, non mi interessa. Chris, mi dispiace, ma è andata la casa. Oh, comunque ho azzeccato che era Chris. Poi pure con l'assassino artico. Assurdo. Comunque è da 2 giorni che non capisco tipo quando entro nei veicoli che non mi fa vedere tipo il tasto per uscire. Chi è quello che ha vinto contro adesso? Ah, è Scude. Scude, vada. No, 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 questo non lo dovevo vedere. Questo non era proprio da vedere. No, no, no. Questa è una mossa che ingiusta, eh. No, ragazzi, questa cosa non era proprio da vi... Questa non era... Questa non era da visionare, eh. Scude! Volevi, eh? Io lo so che tu volevi fare questa strategia di marketing per fregarmi. Ma non mi freghi! Non mi freghi! Non puoi fregarmi. Fate ready. Rifacciamo di nuovo con la stessa lobby e poi cambiamo. Ok. Se sono di nuovo contro Beretta, io grido, ve lo giuro. Ok, quel miss non dovevo farlo. Era da non vedere quel miss. Mi sono un attimo spaventata. Comunque, giusto per info, raga, le impulso le trovate in teoria sempre di fronte al vostro spawn. E forse anche sopra, se non sbaglio, da qualche parte. No, solo sotto, actually. Sopra però avete tipo tutte le bounce pad. Avete le bounce pad, avete le torrette. E non potete andare ovviamente fino là sopra. Cioè, anche perché non c'è nulla. Sì, sì, ah, per giocare la mappa, Giuse, devi mettere il codice su... Devi andare praticamente tipo su gioca. Dopo lo faccio rivedere che l'ho già fatto vedere. Di andare su gioca, selezionare appunto il selezionare in alto a destra codice isola e mettere lì il codice dell'isola. Poi ti devi mettere in pronto, però non devi avere la partita privata, devi avere la partita pubblica. È importante questa cosa, eh. Ma Nute è viva? No ragazzi, sta Nutellina, non ci credo. Mi sa che c'è Nute. Chi è, Alfri? Pronto? Tecnica che si vince, tecnica che non si cambia, ragazzi. Signor Alfri, mi dispiace. Potete farlo anche voi, ragazzi, questa cosa, comunque. Penso che siete fermi, è peggio, in realtà, vi dico la verità. Cioè, se state bloccati lì, vi fate solo del male. Non posso fare la stessa tecnica perché... Crissino! Buonasera!
Crisino, manca a fa così. Però nice try. Funzionare ha funzionato. Oh, quanto che sarò adesso? Qualche mascalzone? Pronto? Usiamo la stessa tecnica di prima. Ok, ha funzionato. Oh, ci cascate tutti con questa strat, ve lo giuro. Tutti, proprio tutti, al primo e all'ultimo. Io ve lo sconsiglio di mettervi qua dietro, ragazzi, perché con l'impulso, cioè, vi... venite outplayati. È un consiglio, ovviamente. Se volete giocarla anche voi con me o volete provarla per conto vostro, le dovete scrivere in chat su Twitch, punto esclamativo isola. Il signor Saviors! Ti sto aspettando, è perché evidentemente hai perso l'1v1 contro il tuo... contro il tuo... come si dice? Il tuo avversario. Allachi, Saviorone, allachi. Mi sto facendo, Marco? Panico, il signor Savior panica. Contro chi sarò adesso? Allora, vediamo quanti VIP oggi cioè, quanti VIP darò. Secondo me se generano tipo persone come Lele... lo vincono 100%. Non so se era lo Scar. Lo Scar di... cioè, sì, ha un bloom molto strano. E pensare che questa pistoletta pensavo che fosse tipo la pistoletta quella raffica, invece la pistoletta quella che spara... guarda come spara. Signor Distinct, poteva quasi farcela. Poteva quasi farcela. Ma purtroppo non ce l'ha fatta lo stesso. Comunque, raga, potete anche ispezionarlo. Cioè, voi potete andare anche tipo qua sopra a giocare tutto quanto super sneaky, eh. Avete mille possibilità di giocare la mappa. Cioè, non è solamente nella parte centrale. Tipo, anche andare di lato è molto molto figo. Più che altro quando avete l'arma tipo lo Scar o la pistoletta, perché col pomp ovviamente conviene andare dritti verso il centro. Mi sono spaventata. Madonna, che danno ho fatto col pompa? Mamma mia, ho fatto 108 tipo? Un casotto io ho fatto di danno col primo shot. Non so se era max, perché non mi ricordo il danno di questo tattico, ma... cioè, io ho fatto proprio max col primo shot. O quasi max, comunque. Mi ha ucciso Lele. Ah, quindi, Lele sarà qua, infatti. Se è Lele, eh? No, non è Lele. Ah, ho capito! Madò, se vincevo con la torretta ti giuro ridevo. Mike mi ha sconfitto, attenzione, quindi ora è Mike contro Lele. Madò, ma giochi da pad, Mike? Mi hai triturato il cervello, te lo giuro, GG però, nulla da dire. Mi hai imbottato la testa. Quindi mi sa che ora è Mike? Sì, gioco da pad, ok. Quindi ora è Mike contro Lele, per forza. In questa partita sicuramente uno vincerà il VIP. Per forza. Secondo voi lo vince Mike o Lele? Scrivetelo in chat. Mike o Lele, veloci. Secondo voi, chi vince? Cioè, quello conto è per forza Lele. Sì, infatti è Lele. Lele, Mike, Lele. Ok, attenzione. Lele usa la strategia di andare sopra in Aig. Tanto comunque lì è coperto. Ok, Lele gli fa edge. E Lele l'ha già dinkato. Quindi Lele in questo momento è in vantaggio. Mi sa che Lele forse lo pusha. Ok, è in netto vantaggio Lele. Un body ha vinto. Un body e vince. E se la porta a casa Lele. GG, Lele è niente. Quindi Lele è il primo che si win il VIP oggi, letteralmente. Lì ha preso un vantaggio assurdo con il dink iniziale. Ci si era Mike che era spaventatissimo. Aveva proprio la strizzettina.